è arrivata ad Agrigento con Matteo, anche grazie a Matteo, e là addirittura l'amministrazione si è dimessa. Poi Matteo mi ha spiegato che si è dimessa perché mancavano 2 mesi alla fine della scadenza del mandato elettorale e quindi sarebbe stato difficile continuare a lucrare sulle casse del comune e sulle spese dei cittadini, ma ha cagionato un crollo. Il sistema politico è imploso, sono stati costretti a dimettersi, tutto si è rimesso in gioco e quindi anche lì noi parteciperemo con la nostra lista, così come praticamente ad Enna. Ora, tutto questo non è più sostenibile. Noi dobbiamo dare un segnale. Non andiamo in cerca di consenso, e voi lo sapete, ma andiamo in cerca di partecipazione. Il nostro credo è quello della democrazia diretta e partecipata. Non più deleghe, ma come ha detto Matteo, facciamolo insieme. Grazie. Ormai, insomma, mi conoscete più o meno tutti, io sono Davide Soffato, ho 29 anni. Questa è la presentazione formale oggi di me, della nostra lista dei consiglieri, della nostra lista degli assessori e del nostro programma. Abbiamo deciso di farlo 1 mese e mezzo prima delle elezioni per cambiare, per dare l'idea di quello che è il nostro cambiamento nella politica. Pensateci bene già subito, vi presentiamo gli assessori 1 mese e mezzo prima delle elezioni. Perché solitamente Enna si è fatto che l'assessore è quello che porta più voti, l'assessore è quello che alla fine viene tenuto in considerazione dopo per qualche appoggio. Noi invece 1 mese e mezzo prima ci stiamo presentando a tutti proprio perché vogliamo darvi l'opportunità di conoscerci, di aiutarci anche in quello che sarà il nostro programma, nella stesura del programma. Per cui, quindi grazie di cuore. Presentandomi, vorrei dire che io lavoro in uno studio commerciale, cioè collaboro in uno studio commerciale. Ho 29 anni e ho conseguito una laurea triennale all'Università di Catania in economia e gestione delle imprese turistiche, perché credo fortemente, ma lo sappiamo tutti, che il turismo debba essere uno dei motori trainanti del nostro territorio. Successivamente, forse perché l'ho avuto sempre come vocazione, ho preso una laurea magistrale in economia e gestione delle amministrazioni pubbliche. Questo mi ha permesso di studiare quello che forse ho sempre avuto dentro, mi ha permesso di studiare gli effetti della corruzione in comunità. Cioè, dopo aver preso questi 2 titoli, ho deciso di fare dei progetti dell'Unione Europea, comunque ho partecipato a dei progetti in Belgio, in Bulgaria, ho partecipato a diversi seminari sui diritti umani in Portogallo e in Francia. Certo, professor Sciacca, anche presidente degli industriali e dei petrolieri siciliani, per cui c'è un piccolo conflitto di interesse. Sull'acqua pubblica all'AS sono state presentate 4 interrogazioni parlamentari sul tema dell'acqua ennese. Quindi ci siamo. Entrate.